all on my back. Rises in the dark night, too cold to paint the used old life. Going down the streets, painting on my sleeve. Maybe skies become yellow, maybe green. Everything around has color from my heart. Everyone can dream. Ancora in corsa per Haiti, titoliamo così questa sera per la nostra puntata di Viceversa, ospite del nostro studio a posteriori, dopo il primo evento di quest'estate, quello un po' più significativo, di nuovo Sant'Echiar Corso, che è con noi per fare un bilancio, per raccontare che cosa succederà nuovamente. Sante, mi pare dalle immagini, queste sono relative alla corsa dello scorso 21 maggio, 21 mi pare, maggio, no? Sì, a Cividale, molto bella, è stato un grande successo, è contento, cosa ci racconta? Intanto grazie di Nicola che mi hai rinvitato a raccontare. È sempre un piacere, perché con chi organizza cose così significative è sempre bene confrontarsi. Siamo decisamente contenti perché abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, eravamo intorno agli 800 corridori, invece ne abbiamo fatti addirittura quasi 1000, 910 per l'esattezza, tra quelli agonisti e quelli non agonisti, perché noi abbiamo compreso anche quelli in maniera organizzata, non proprio quelli all'avventura, ma quelli sempre in classifica con le squadre. Contenti perché non solo, ecco, dalle immagini è la prima volta che le vedo così in maniera rilassata. Abbiamo, è sempre di corsa, è sempre di corsa, perché bisogna pensare al prima, al dopo e al durante. Ecco, abbiamo fatto vedere quanto è bello il nostro Friuli, quanto sono belle le nostre terre, quanto è bello una città così importante, UNESCO com'è Cividale. Guarda, domenica siamo stati a Urbino e c'erano dei rappresentanti che erano stati a vedere. Siete stati a Urbino per promuovere, perché spieghiamo bene Sante, perché dopo a casa altrimenti non lo sanno, le vostre iniziative sono inserite nel contesto dei grandi eventi del Friuli Venezia Giulia, della regione, per promuovere il territorio. Quindi voi giustamente vi spostate anche in giro per l'Italia per fare promozione in altri luoghi, per fare in modo che le persone vengano qui, vengono qui, no? Perché, conoscono il Friuli. Come dice lei giustamente, uno non viene qua spontaneamente, siamo un po' troppo fuori dai giochi, un po' al margine, alla periferia dell'impero, quindi dobbiamo portargli le nostre cose belle là per invogliarli a venire, ecco, da noi, giusto? Dialogare con queste unità importanti, qual è Urbino, qual è Verona, qual è Ferrara, sì, farsi vedere un po', non fare i friulani timidi. Esatto, no? Noi andiamo lì, provochiamo delle discussioni o comunque dei dialoghi aperti. E addirittura qualcuno era già stato da noi. Bene, già imparano un po', no? Ecco, allora, a differenza delle nostre terre che sono piene di vegetazione, domenica c'era il Monte Nerone, uno che veniva da Senigallia dice: sì, il Monte Nerone è duro, poi qui è tutto il sole, era molto meglio fare il porcus. Il porcus. Che poi il nostro compagno di squadra dice: è il porcus, non il porcus. Ecco, comunque, quindi c'è tempo anche per imparare i nomi corretti. No? Esatto. E in ogni caso, ripeto, siamo più che soddisfatti. Sì, c'è stato qualche momento di criticità perché abbiamo invaso il Cividale nel centro, l'abbiamo occupato per un certo verso. Per un paio d'ore,
però sempre gestito in maniera attenta. Ecco, sappiamo che in questi casi qua, Sante, vengono fuori, erano uscite un po' di polemiche, soprattutto sui social, sai che adesso si autoalimentano un po' queste cose, no? E quindi se qualcuno aveva avuto interdetto l'accesso alla via più breve che lo portava a casa per un quarto d'ora, mezz'ora, non lo so quanto fosse, magari mettiamo anche un'ora, esageriamo, dai, diamo ragione a chi protesta, però la domenica non credo fosse un dramma, era una bella giornata, esatto. Si poteva andare a spasso e poi è un piccolo sacrificio che si fa per promuovere il territorio, esatto, anche perché esatto. Se la zona è conosciuta è un vantaggio per tutti, non solo per l'organizzatore. Ma no? Non solo, per promuovere bisogna far vedere, se non fai vedere e non porti, non so, avete visto nel passaggio, ci sono stati i campioni italiani, i campioni mondiali a livello amatoriale, d'accordo, ma vedete, certi scenari, certi aspetti tecnici vengono da tutta Italia, quindi dobbiamo far vedere il territorio, dobbiamo accogliere la gente che viene da fuori. Non facciamo troppo i gelosi, dice Sante. Esatto, no? facciamo vedere quanto è bello il nostro Friuli. E in più, certo, adopereremo delle tecniche, noi abbiamo parlato con l'arciprete per dire boh, i microfoni li gireremo dall'altra parte perché lui c'era la concomitanza della messa, il prossimo anno anticiperemo di mezz'ora per dialogare. Diciamo che le istituzioni ecclesiastiche sono sempre puntuali, no? Quando devono far notare che qualcosa non va, no? Anche qui ricordiamo la polemica della processione del Venerdì Santo in centro a Udine. Cosa si era fatta, si è esaurita in pochi giorni, per carità, quindi dopo ci si mette d'accordo sempre. Però bisogna, ecco, più che altro bisogna tenere d'accordo o tenere da conto tante energie, tante sensibilità, no? Esatto. Però piano piano si impara ad andare d'accordo con tutti. Noi vogliamo tutti. Dialogare, vogliamo far conoscere e conoscerci e far vedere che c'è entusiasmo da noi. Non c'è tanta storia e tanta cultura di questo tipo di turismo sportivo. E allora dobbiamo farci conoscere. Infatti essere un po' più accoglienti, esatto, no? In questo caso si può migliorare. No, noi dialogheremo con tutti e da qui al prossimo anno, anzi proprio ieri sera, oggi ho deciso che il prossimo anno è il 13 di maggio, una settimana prima. Una settimana prima. Perché troviamo delle soluzioni tecniche, perché c'è il giro, c'è una concomitanza di un grande evento in Emilia, allora noi vogliamo portare sugli emiliani, ecco perché siamo andati Urbino, Ferrara, perché vogliamo nelle loro zone, siete a cacciare, anche zone di grandi cacciatori quelle lì, no? Quindi esatto. Siete nati a rubare in casa dei ladri, no? Come si dice in gergo tecnico. Guardiamo qua anche su Udine Today, tornando alla questione delle polemiche, giustamente la regia mi fa vedere che la corsa per Haiti, quindi voi l'organizzazione Sante, rispondete alle lamentele, no? Che si erano sviluppate soprattutto sui gruppi Facebook, diciamo cividalesi, no? Su 16 cividalesi sono sempre abbastanza pepati, non le mandano a dire. Ma comunque sì, si bloccavano le strade, però avevamo studiato delle alternative. Ok. Per cui soluzioni c'erano anche per le emergenze eventuali assolute. Quindi era tutto studiato, esatto. Nel caso in cui succedesse qualcosa, sì, perché sì. Bisogna pensarle tutte, no? Un esatto, po' di poco sempre gradevole. C'è stata anche una situazione che io ricordo di un paio di persone che hanno lamentato, vediamo di chiarire anche questo, il furto della bicicletta. No? Questo sappiamo che, no? Se i ladri devono rubare delle biciclette vanno in eventi come questi, per forza di cose. Sì, però voi avete predisposto al palazzetto dello sport, avevate un servizio di sicurezza. Avevamo ad hoc, all'interno, no? Del palazzetto il servizio di sorveglianza delle biciclette, all'interno c'era un'area predisposta, quindi chi ha scelto di lasciarle nelle macchine pensando perché il nostro bello Friuli è una bella giornata e nessuno rompe le scatole, ecco, c'è stata questa spiacevole sorpresa. Certo, il prossimo anno prevederemo anche un controllo esterno per quanto si riesca a fare. Chiaro, poi è difficile monitorare tutto quanto, no? Non è semplice in questo senso. Sì, magari concorderemo anche con le autorità, le istituzioni, in maniera coordinata un certo tipo di vigilanza attenta e intelligente, insomma. Bene, anche qualche polemica a Pradamano, così esauriamo subito le polemiche anche da quel punto di vista. No? Avete avuto un evento anche lì e anche da quelle parti alla periferia, prima periferia udinese, insomma. E pensare che Pradamano siamo andati a fare un evento, una notturna che dura 2 ore,
predisponendo anche lì la possibilità di entrare e uscire quando uno voleva. Però a priori si dice, ma le strade sono chiuse, non si passa. Non era vero. C'erano degli precisi accessi, chiaramente si trattava di aspettare 15 secondi, non di più, il tempo che passasse il gruppo, perché in un circuito notturno il passaggio è tutto in gruppo, non è come una gran fondo, ma anche lì è pensare che noi l'abbiamo fatto a Pradamano per ringraziarli del supporto che ci hanno dato. Erano 30 persone, pensate voi, 30 volontari che sono venuti a darci una mano a Cividale, e noi abbiamo voluto fare una manifestazione all'interno del comune. Però anche in quel caso lì è stato chiarito, è stata una cosa piacevole, perché mentre chi ci sono è vero dei detrattori. Sì, dopo il sostegno si trova. Sì. Qui ma il lancia l'assist, Sante, sui volontari. È difficile recuperare persone, perché per organizzare una corsa per 1000 persone o eventi con così tante persone ci vogliono, non dico metà dei partecipanti, ma poco meno per strutturare tutto quanto nel miglior modo possibile. Quanto è difficile coinvolgere così tanta gente? Allora, Sante? Bravo Nicola, questo è un aspetto importantissimo. Senza i volontari noi certe manifestazioni non arriveremo a farle. Non solo, ma istituzionalmente quello che doveva essere la protezione civile, ma non facciamo delle polemiche, delle critiche, è solo l'istituzione che redige un certo procedura. Ecco, dovevano essere al nostro fianco, però istituzionalmente questo non succede più per motivi operativi, organizzativi e tutto quanto. Loro. Per cui noi dobbiamo andare a reperire un certo personale. Eravamo in 1000, tra l'altro, a partire, 910 di numero, ma tra quelli che non sono partiti, arrivati, eccetera, e 400 erano i volontari, tra la carovana, tra i presidi, tra preparare i panini dopo, il sì, pranzo. Sì, tutta l'organizzazione, durante, insomma, quindi non è facile in questo senso. Per cui noi facciamo degli eventi tipo Pradamano, per dialogare, coinvolgere altre persone, esatto. e farle confluire, esatto, nell'appuntamento un po' più grande, questo è il trucco. Per organizzare una cosa grossa bisogna organizzarne 4-5, ecco, un po' di dimensioni ridotte per creare la squadra. Proprio. Tutto questo il nostro ospite Sante Chiarcosso, assieme a tutto il suo gruppo di lavoro, lo fa perché gli piace, lo fa perché ha grande passione per il ciclismo, però lo fa anche per una sorta di missione di vita. L'altra volta che è venuto ne abbiamo parlato, e direi che è il caso di ribadire che cosa fa la sua società assieme, insomma, a tutti i suoi collaboratori. Andiamo con il contributo filmato. La Corsa per Haiti non è solo un evento sportivo di grande richiamo, è una manifestazione di solidarietà collettiva ed estremamente efficace, che da più di 20 anni, coinvolgendo centinaia di volontari consapevoli e motivati, propone momenti di sport e partecipazione umanitaria. Assieme alla Onlus Pane Condiviso, tanta è stata la strada percorsa, tanta ne resta da percorrere per valorizzare efficacemente quanto fino ad oggi costruito, che non è poco. Si pensi che, oltre alla realizzazione di una casa scuola di accoglienza per quasi 100 bambine, tramite il gruppo Help Haiti, due giovani poverissimi ma volenterosi hanno potuto percorrere tutto il corso di studi fino alla laurea. Il ricavato di oltre 20 anni di manifestazioni ha consentito poi a numerose ragazze di crescere ed essere educate. Grazie poi alle risorse economiche frutto della nostra corsa, ogni nuovo giorno si riesce a sfamare decine di bambine, e questo è l'aspetto forse più incisivo, anche se poco appariscente. E tutto questo in un paese dove alla fame atavica si sono aggiunte calamità e oppressione politica, di cui il mondo è tenuto colpevolmente all'oscuro. Se dapprima il gruppo di appassionati amici ciclisti, promotore della manifestazione, si è limitato all'ormai conosciuta corsa ciclistica, ecco che il comitato, andato evolvendosi negli anni, ha allargato l'interesse a varie altre discipline, sia dello sport del pedale, quali la mountain bike e il cicloturismo, sia per altre specialità, quali la corsa a piedi ed il nuoto. Tutto ciò nella speranza di poter realizzare un progetto teso alla valorizzazione di un lungimirante investimento attuato, con non pochi sacrifici, dalle persone che per prime hanno creduto in questa straordinaria iniziativa umanitaria. Il progetto prevede la costruzione di una struttura pluriuso destinata ad accogliere anche le persone che vorranno toccare con mano la degradata realtà haitiana.
Si tratta di un programma oneroso, ma che auspichiamo possa dar vita a nuove efficaci sinergie in un ambiente più dinamico e adeguato. Un investimento nel quale crediamo profondamente e che evidenzia con efficacia come la solidarietà dimostrata alla Corsa per Haiti non cada nel vuoto. Nelle immagini in chiusura, il parallelo, no? Fra la corsa in bicicletta e delle immagini che credo avesse registrato Sante, no? Ad Haiti. L'avevamo detto l'altra volta, però ribadiamolo, Sante impressionano sempre, no? Perché uno fino a quando non vede una cosa del genere non si immagina che ci sia un tipo di disagio, di povertà di questo tipo da quelle parti. No? Eh sì, è un paese che ancora oggi si muore di fame. Anche se io sono stato, mi commuovono queste immagini, perché veramente sembra incredibile, ma quel poco che riusciamo a fare sono importantissimi, perché oltre che, come ha detto lì, salvare delle bambine, danno una dignità, un senso di vita e creano un volano per il futuro di non gente. Non è solo quella vita salvata, esatto. Ma è tutto l'indotto, chiamiamolo così, esatto. Dopo senza essere e combinazione riduttivi. Vuole che un haitiano, che avete visto che c'era la tomba di Suor Anna, che poi l'idea, che la storica, diciamo, icona della missione, è, no? Icona della missione, quello con cui abbiamo avuto sempre i rapporti, è morto un anno fa, esattamente 3 giorni fa è stato un anno. Pensate voi che un allievo suo, che è un ingegnere, che poi è diventato imprenditore, è venuto qua a vedere il progetto che stiamo per realizzare, il prefabbricato che stiamo mandando giù, sì, ad Haiti. Non solo è venuto, ed è stato di parola quasi friulano, non certo haitiano, è venuto, gli avevo promesso... Sono un po' più sportivi, diciamo, se no? I tempi sono più lunghi, ma d'altra parte in un paese dove non c'è niente ci mancherebbe. È venuto a vedere la tappa del Giro d'Italia, è stato suo a Piancavallo, e è andato anche a casa dove è nato Suor Anna. La tomba che avete visto dove c'era... E lei era originaria di dove? Di Varmo. Di Varmo, di Belgrado, okay. Di Belgrado di Varmo. Okay. E la tomba l'ha regalata lui come impresario alle suore salesiane. Ed è quello che farà le casette che abbiamo visto nel progetto. Benissimo. Sante, diamo il prossimo appuntamento, allora, se non l'abbiamo ancora ricordato. Allora, il prossimo appuntamento è a Timis, il 16 di luglio. Però, ecco, qui promuoviamo le valli. Facciamo benissimo la promozione... la presentazione della manifestazione della mountain bike e della marathon per Haiti al Castello Petrastagno il giorno 10, lunedì, alle 18 di sera, con tutti i sindaci delle valli. Bello, bello, posto suggestivo. Anche difficile mettere assieme tutti i sindaci delle valli. Sicuro, ma... Anche il lavoro più grosso credo sia stato quello, sì, o no? Sì, è impegnativo. No, ma diciamo che i sindaci hanno colto il nostro messaggio, benissimo, ci stanno benissimo seguendo. È ora che si inizia a promuovere anche quel territorio che piace, esatto, molto, è poco, esatto, conosciuto ed è sicuramente uno dei nostri angoli più suggestivi. Sì, sì. Grazie di essere stato con noi, Sante. Grazie Nicola. Va bene, appuntamento alla prossima, faremo un bilancio anche dopo l'estate, magari, così vediamo come vanno le cose. Okay? Molte grazie Nicola, e grazie piacere a tutti quanti, a voi che ci avete seguito, appuntamento domani, sempre alla stessa ora con Viceversa. Buonasera a tutti. Buonasera.